Buonasera, benvenuti a 8:30, buonasera, benvenuta Mariana Mazzuccato, economista buonasera. E docente alla Sussex University in Gran Bretagna e buonasera, benvenuto Yoram Gutkel, deputato del PD e consigliere economico di Renzi. E comincio con lei, onorevole, perché lei ha detto al Financial Times recentemente che la manovra economica di Renzi è una bomba atomica. Le chiedo quanto tempo ci vorrà ancora perché se ne accorgano gli italiani? Gli effetti di questa, diciamo, bomba, devo dire che questa metafora serviva non per ai fini bellici, ma semplicemente per dire che la legge di stabilità contiene gli elementi di shock. Entra in vigore il 1° gennaio dell'anno prossimo e quindi io credo che ci vorrà qualche mese, ma non troppi, per avere gli effetti sull'occupazione, sulla stabilizzazione del lavoro. Quindi dal 2015? Sì. Dobbiamo ancora pazientare un po'. Siamo lì. Professor Mazzuccato, perché l'Italia è ancora in recessione? Ma penso che sia per via dell'offerta, cioè c'è un problema anche ancora di produttività delle imprese italiane, proprio perché non ci sono stati investimenti da circa 20 anni in tutti i fattori che fanno crescere la produttività, e poi c'è anche un problema sulla domanda. Ci sono state anche delle misure regressive, per esempio l'aumento dell'IVA, e adesso ovviamente con gli 80 euro questo era positivo, nel senso che invece è una ridistribuzione progressiva, però non è abbastanza, nel senso che c'è proprio bisogno di investimenti che fanno crescere non solo il numero di lavori, ma anche la qualità, cioè gli stipendi devono aumentare. E per adesso non c'è né una politica industriale, diciamo, seria che faccia sì che si cresca invece di diminuire la produzione industriale, che credo che negli ultimi 6 anni è diminuita del 25%. Per farla aumentare non basta solo togliere diversi tipi di impedimenti, ma bisogna investire sia il pubblico che il privato. Ha capito, onorevole Gutkelt, avete due opinioni un po' diverse, no? Però in effetti è vero che l'Italia è l'unico grande paese dell'Eurozona che è ancora in recessione, quindi anche la vostra ricetta forse non è quella giusta. Iniziamo col dire che l'Italia ha dei problemi strutturali che nascono, io dico, 40 anni fa, e quindi noi stiamo cercando di risolvere problemi che per 40 anni non sono stati affrontati, aggravati negli ultimi anni. Abbiamo problemi di burocrazia, di lavoro, di pubblica amministrazione, di tasse e di istituzioni. E noi stiamo cercando di risolvere questi problemi. Dico solo un fatto, così mettiamo un po' di prospettiva su questa discussione. Così forse convince anche la professora Mazzuccato che la vostra ricetta può funzionare. Sa qual è il paese europeo che negli ultimi 40 anni ha fatto più investimenti in infrastrutture? Chiedo a lei. Non lo so. È l'Italia. Allora, negli ultimi 40 anni il paese che ha fatto più investimenti in infrastrutture in Europa è l'Italia. Cosa abbiamo prodotto? Debito pubblico, poche infrastrutture, poca crescita. Quindi la ricetta non è semplicemente continuare a spendere. Noi dobbiamo sicuramente spendere meglio, ma soprattutto mettere l'imprenditore in condizione di fare impresa, di assumere, di operare, di fare investimenti, e mettere nelle tasche dei consumatori un po' più soldi per investire, dandogli certezza per il futuro. Quindi, Mazzuccato, meno tasse e tagli alla spesa pubblica, redistribuzione, di questo parleremo anche dopo, dei famosi 80 euro che sono stati una sua idea, credo, no, onorevole Gutkelt? Diciamo ero uno del suggerimento. Uno degli fautori. Solo che lei ha detto appena adesso che state cercando di fare assumere, ma mi sembra che tutto il Jobs Act è di aiutare a, diciamo, licenziare su tutto l'assumere, è lì, ma diciamo che la riforma seria è sul poter licenziare. E questo è molto interessante, dato che adesso abbiamo quasi il 40% di youth unemployment in questo paese, che è avere una vera riforma giovanile. Sì, però anche questi 5, diciamo, riforme che ha elencato, che secondo me sono anche giuste, il problema è che di nuovo l'investimento non l'ho sentito. Adesso magari avete un gran piano di investimento, ha ragione di dire non basta l'infrastruttura, anche perché dipende che tipo di infrastruttura, chi la sta gestendo, ma questo costante, diciamo, questa narrazione che tutto il problema è sia la dimensione e la struttura del pubblico, senza ammettere che ci sono anche enormi problemi di investimento privato, cioè la Fiat in Italia è parte del problema,
è molto interessante che la Fiat è appena andata in America, prima di tutto è andata in America, questo è anche un problema per l'Italia, Obama ha chiesto che la Fiat investisse, ok? Quindi America non solo c'è un new deal, diciamo, keynesiano, c'è anche proprio un deal fra governo e impresa. Investono, la Fiat in America investe in motori ibridi, qua no, perché? Perché un new deal, no? Ci vorrebbe perché, non solo new deal, un'attenzione sana, un'attenzione fra governo e industria. E perché le imprese non investono in Italia? Non investono in Italia perché c'è troppa burocrazia, giustizia civile lentissima, e perché il lavoro costa troppo. Quindi noi cosa abbiamo fatto nella legge di stabilità? Abbiamo fatto questo. Chi assumerà l'anno prossimo, a partire dal 1° gennaio del 2015, dei lavoratori a tempo indeterminato, ecco che un pezzo del Jobs Act in realtà è nella legge di stabilità, chi farà questo avrà una riduzione di questo termine terribile e astruso che si chiama cuneo fiscale, che significa la differenza tra il costo del lavoratore per l'impresa e quello che lui mette in busta paga, la differenza scenderà del 70%. Ecco, questo è un incentivo. Parte di questo andrà nelle tasche dei lavoratori, parte di questo, una parte importante, diciamo, consentirà all'impresa a ridurre il costo del lavoro. Questa operazione è un'operazione che noi crediamo stimolerà investimenti e occupazione. Infatti Mazzucato Grenzi ha detto poco fa che dal 2015 sarà più facile assumere e più conveniente dal punto di vista economico. E questo è un passo avanti, no? Per un paese. Ma siamo sicuri che è il costo del lavoro che è troppo alto in Italia, o è la divergenza fra la produttività del lavoro e il costo del lavoro, che è quello che si misura quando guardiamo il costo unità del lavoro, no? Il unit labor cost. E quindi la grande domanda per l'Italia è: da dove viene la produttività? È semplicemente togliendo le tasse o diversi tipi di regole, diciamo, il red tape famoso, oppure bisogna anche avere un serio strategico piano di investimenti pubblici, non solo in infrastruttura, ma basta guardare quello che hanno fatto in Danimarca, in Germania, anche se non lo ammettono, hanno strainvestito negli anni in cose tipo questi istituti Fraunhofer che creano importante dinamismo fra scienza e industria. Quel piano lì io almeno non lo sento, magari ce l'avete, ma non si sente esplicitamente. Allora, la professoressa Mazzucato ha fatto un lavoro molto interessante che dimostra che gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo non solo danno un ritorno importante. E io sono d'accordo con lei, però se guardiamo di nuovo i fatti italiani sono quelli. Noi in generale investiamo troppo poco in ricerca e sviluppo, è un problema gigantesco, in questo sono totalmente d'accordo con lei. Però se andiamo a vedere dove che abbiamo il gap rispetto agli altri paesi, è nell'investimento privato in ricerca e sviluppo, non pubblico. L'investimento pubblico in ricerca e sviluppo italiano è un po' più basso, ma non molto più basso di quello degli altri. Un po' più basso, non molto più basso. Mentre invece l'investimento privato è molto, molto più basso, è inferiore a quello spagnolo, quello portoghese, nonostante noi siamo un paese vocato all'esportazione. Questo è il problema che noi dobbiamo risolvere. Cosa abbiamo fatto? Nella legge di stabilità abbiamo messo per la prima volta un incentivo importante a aumentare investimenti in ricerca e sviluppo, diversi centinaia di milioni, che è un credito d'imposta per chi aumenta l'investimento in ricerca e sviluppo. Dobbiamo fare ancora di più, spero che avremo le risorse l'anno prossimo per aumentare e rafforzare questo, ma questa è la direzione da intraprendere. Allora, diciamo che sono movimenti positivi, l'unico problema è che questi tipi di incentivi, no? Perché l'Italia pensa molto sempre a sussidiare oppure incentivizzare, invece di anche, diciamo, mirare direttamente con questi investimenti, perché se guardiamo di nuovo altri paesi, e questi dati ci sono proprio nell'OCSE, perché si dividono gli investimenti diretti o indiretti. Indiretti sono quelli proprio attraverso i tax credits. Questi tax credits tendono a funzionare meglio, cioè creare addizionalità, cioè fare cose avvenire che non sarebbero comunque avvenute, no? Quindi R&D è solo in paesi dove c'è già la voglia di investire, no? Cioè queste opportunità tecnologiche e di mercato che alla fine trainano l'investimento privato
sono molto risultato di questi investimenti pubblici diretti. Poi, sopra di quello, se uno ci mette un R&D tax credit, funziona, diciamo, per creare quella decisione marginale. Molto keynesiana, ma nessuno, no, qua investirà in ricerca e sviluppo se non c'è anche qualche opportunità dove investire. E il problema è che oggi le imprese stanno andando via proprio perché non c'è un piano di innovazione industriale che creano questa opportunità. Onorevole Gutkalt, io vado in pubblicità, ma le do subito la parola dopo, naturalmente, anche perché ci chiederemo se è vero che nei paesi in cui è più facile licenziare è anche più facile creare lavoro, che è uno dei punti anche qualificanti, questo, no, del vostro programma. Insomma, poi ne parliamo. Pubblicità. Allora, onorevole Gutkalt, perché pensate, ne parlavamo prima, no, a proposito di Jobs Act, perché pensate che per aumentare l'occupazione bisogna diminuire i vincoli per licenziare il lavoratore? Beh, prima di tutto, per aumentare l'occupazione serve ridurre il costo del lavoro, è quello che abbiamo fatto nella legge di stabilità. Lo ridico perché è un punto fondamentale degli interventi che stiamo facendo, fa parte del Jobs Act. Dopodiché abbiamo fatto degli interventi che sono all'interno del cosiddetto Jobs Act, che sono per aumentare le tutele a chi perde il lavoro, aiutare a chi ha perso il lavoro o chi non l'ha mai avuto a trovarlo attraverso l'agenzia per l'impiego, e rendere le regole per l'assunzione e per i licenziamenti eventuali più semplici e più prevedibili. Il tema non è rendere il licenziamento più facile, ma rendere questo processo con regole più certe. Do solo il numero. L'anno scorso sono state reintegrate dai giudici meno di 3.000 persone. Sono state licenziate senza un euro di indennizzo più di 3.000 persone. Quindi l'obiettivo è garantire a chi eventualmente... Forse proprio perché c'è l'articolo 18, no? Che ci sono questi numeri. No, perché in realtà se vediamo il numero di persone che hanno perso il posto di lavoro l'anno scorso, negli ultimi 18 mesi parliamo di oltre 500.000 di persone. Non c'è un problema licenziare le persone in Italia o terminare i posti di lavoro. Il problema è dare regole certe da un lato ai lavoratori, dall'altro ai datori di lavoro. Di questo si parla ed è uno degli elementi di un complesso intervento che riguarda aiuto a chi ha perso il lavoro, ammortizzatori sociali e soprattutto abbassamento del costo del lavoro. È d'accordo, Mazzucato, che questo è un punto centrale nel mercato del lavoro italiano? Ma non è, diciamo, la mia specialità, però mi sembra che sono tipo 15 anni che state tinkering, no, col mercato di lavoro, al punto che adesso ci sono, pare, 40 diversi tipi di contratti per i lavoratori italiani. Questo sta solo aumentando. Cioè, quando parla di certezza, non so, almeno parlando con diversi tipi di impresari in Italia, non si sente che questo è il loro grosso impedimento, soprattutto quelli che veramente vogliono investire su, diciamo, aree interessanti. Non so, tornando prima al problema su cosa investire, secondo me non è, per esempio, la ricerca e sviluppo solo, sarebbe facile, ok, facciamo tanta ricerca e sviluppo e poi improvvisamente viene fuori un miracolo. No, quello che per esempio hanno bisogno questi impresari è anche un tipo di finanza paziente, di lungo termine. E quel tipo di finanza sarebbe una riforma importantissima da fare in Italia. Ecco, no? Lei ha detto di lungo termine, no? Il periodo lungo. Sembra che oggi, onorevole Gutkalt, nessun politico, tantomeno un Presidente del Consiglio, se lo possa più permettere, no? Perché l'elettorato, l'opinione pubblica chiede risultati certi e rapidissimi. Quindi questo per voi rappresenta un grosso problema anche, no? Ed è per questo che molti pensano che l'anno prossimo ci potrebbero essere elezioni anticipate, no? E che Renzi, se vede che la sua popolarità, visto gli ultimi sondaggi di Renzi e del PD, no? C'è un calo di consensi. Che quindi vi converrebbe andare alle elezioni anticipate. Io non credo proprio che ci saranno elezioni anticipate l'anno prossimo. Noi stiamo facendo, questo governo sta facendo, di fatto il programma che l'allora sindaco di Firenze, oggi presidente del Consiglio, ha presentato 2 anni fa, quando ha fatto la prima corsa alle primarie del Partito Democratico nel 2012.
Questo programma di fatto è stato votato l'anno scorso dal 70% degli elettori del Partito Democratico, sono andate a votare quasi 3 milioni di persone, e questo Partito Democratico così uscito dalle primarie ha ottenuto il 41%. Però governare in tempi di crisi, come lei sa, è molto complicato, mantenendo il consenso alto. Noi continuiamo, il governo continua questo percorso, un percorso di riforme fondamentali su tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato, se poi c'è tempo possiamo approfondire anche gli aspetti di riforma istituzionale, le altre cose che stiamo facendo. Queste riforme sono riforme che l'Italia è in deficit, da deficit di riforme, non deficit economico, di 40 anni. E io credo che gli italiani stiano capendo questo. Quindi il tema non è il sondaggio di questa settimana o dell'altra settimana, è un programma di cambiamento vero di questo Paese, che richiederà tempo, è il motivo per cui non si andrà a votare l'anno prossimo. Noi abbiamo bisogno dei famosi mille giorni per non dire completare, ma avviare un vero cambiamento del Paese. Professor Mazzucato, lei crede che l'Italia sarà capace di grandi cambiamenti, così come auspica Renzi e il suo governo? Beh, di nuovo dipende su dove si mette l'enfasi, perché se l'impedimento è veramente quello che dite voi, no? Quindi mercato di lavoro, tasse, burocrazia e basta, allora sì, ci sarà un'enorme crescita fra un anno. Se invece il problema non è per esempio il mercato di lavoro, il costo del lavoro, ma la mancanza di investimenti sia privati che pubblici, che dicevo prima, che quindi fa sì che la produttività in Italia negli ultimi 15 anni, non 45, negli ultimi 15 anni la produttività italiana non è cresciuta per via di mancanza di investimenti. Quindi di nuovo, se riusciamo a tirar fuori un vero piano industriale e non solo mettere tutta l'enfasi su queste rigidità, perché di nuovo, se per esempio l'articolo 18 fosse stato un vero impedimento, dovremmo vedere moltissime imprese che hanno solo 13 o 14 lavoratori, perché appena arrivano a quel quindicesimo pof, scatta l'articolo 18. Non è vero, le imprese italiane sono piccolissime, 1, 2, 3, 4 lavoratori. Il problema è che non avendo un ecosistema, un vero sistema di innovazione, come quello tedesco, come quello americano, come quello danese, finlandese, queste piccole imprese, troppo piccole, che non sono al punto della soglia dell'articolo 18, non crescono. Quindi la vera domanda che io le farei è: perché allora non stanno crescendo queste imprese? Solo per via della burocrazia italiana? E le tasse il mercato di lavoro? Le tasse, la burocrazia e il mercato di lavoro sono impedimenti. Però evidentemente mancano investimenti in ricerca e sviluppo, il motivo per cui noi abbiamo dato veramente per la prima volta incentivi forti alla ricerca di sviluppo. Manca per esempio un sostegno a queste imprese quando vanno all'estero, quindi stiamo rafforzando tutti i meccanismi di supporto al Made in Italy, anche questo sono fondi importanti che saranno stanziati nella legge di stabilità. Quindi lavoriamo su tutti gli aspetti di sistema, lei ha ragione, da noi mancano sistemi di supporto alle imprese che esistono in altri paesi, ma non è questione di fare investimenti pubblici, è la questione di dargli il sostegno adeguato. Se lei confronta il sostegno che danno ambasciate francesi e tedesche alle aziende francesi e tedesche con quello che danno le ambasciate italiane in alcuni paesi, devo dire in altri paesi funziona benissimo, alcuni paesi non lo danno. Noi abbiamo bisogno di intervenire su questi meccanismi per dare sostegno alle nostre imprese. Allora, su questo diciamo è il nostro punto di disaccordo, perché prima di tutto io non stavo parlando di incentivi per la ricerca, io parlo proprio di aumentare il numero di ricercatori sia nelle imprese che nel pubblico, e invece mi sembra che il personale universitario negli ultimi 6 anni è diminuito del 20%. Okay, questo è un problema, perché stiamo parlando del capitale umano che alla fine fa la ricerca, quindi solo questi incentivi, come dicevo prima, c'è pochissima evidenza empirica, statistica, che da soli, senza una forte spinta di investimenti diretti. In Israele, per esempio, da dove lei viene, ci sono fortissimi investimenti diretti e in più ogni tanto mettono un tax credit che funziona. Ma loro hanno, per esempio, il programma di IOSMA, che ha dato proprio questo tipo di finanza pubblica diretta di lungo termine alle imprese, che non è quello che fanno questi export financing groups dentro delle ambasciate. Le ambasciate non è il pubblico che investe, quello che ha la Germania, per esempio, una banca pubblica, il KfW, che qua non abbiamo una banca pubblica di
quel genere, quindi una riforma italiana sarebbe di veramente trasformare quello che oggi è la Cassa Depositi e Prestiti in una vera banca pubblica. Ne parlate? Questo però no? È da escludere, no? Che ma questo perché? Possa accadere. No, chiedo all'onorevole Gutke, che la Cassa Depositi e Prestiti allora, Cassa Depositi e Prestiti già oggi dà sostegno alle imprese italiane, c'è il fondo strategico che investe in imprese italiane, sicuramente bisogna rafforzare maggiormente questo, finanziato con i risparmi postali, quindi è un meccanismo di finanziamento. Noi tra l'altro abbiamo nello Sblocca Italia, legge che si chiama Sblocca Italia, abbiamo previsto una serie di agevolazioni, cioè rendere l'operazione della Cassa Depositi e Prestiti più agevole a favore delle imprese private. Noi stiamo lavorando su incentivi simili a quello dati in Israele al programma Yozma, che sono orientati a sviluppare il business del venture capital, cioè sono capitale messa a disposizione degli start-up. Quindi stiamo facendo tutte queste operazioni. Yozma non è un programma che sta aiutando i venture capitalist privati, è proprio una forma di venture capital pubblico. Ma insomma, sul pubblico qui chiaramente non siete d'accordo su quanto il pubblico debba intervenire, soprattutto in una fase di crisi economica. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché non in tutti i paesi del mondo si pensa che la risposta giusta in fasi, in momenti di crisi, sia quello di tagliare la spesa pubblica. Guardate. L'anno prossimo 120 paesi faranno tagli alla spesa pubblica, riducendo i propri sistemi di protezione sociale. Ma ce ne saranno altri che faranno una scelta opposta, dedicando più risorse alla previdenza, alla sanità, all'istruzione e ai servizi sociali. Paesi come l'Argentina e il Sudafrica hanno recentemente introdotto l'assegno familiare. Altri, come il Brasile e la Cina, hanno raggiunto una copertura pensionistica quasi universale e hanno aumentato i salari minimi. Thailandia e Sudafrica hanno esteso a tutti l'assistenza sanitaria. In Bolivia e Namibia, a Panama e nelle Maldive, è aumentata la spesa per i disoccupati, le madri, i bambini, gli anziani. Altri paesi, come il Mozambico, sono riusciti, partendo da zero, a creare reti minime di protezione sociale. Lo studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che fornisce queste informazioni, osserva che nei paesi a reddito medio che stanno espandendo i propri sistemi di welfare ci sono non solo conseguenze immediate sulla riduzione delle povertà e delle disuguaglianze, ma anche effetti positivi sulle strategie di crescita a partire dalla domanda interna. È una strada opposta a quella imboccata dai paesi più ricchi, che invece stanno ridimensionando i propri sistemi di sicurezza sociale. Nell'Unione Europea i tagli hanno già contribuito a far aumentare la povertà, che colpisce ormai 123 milioni di persone, ovvero il 24% della popolazione. E mentre le disuguaglianze nella distribuzione dei redditi tra paesi si vanno rapidamente riducendo, quelle all'interno di ciascun paese stanno altrettanto rapidamente aumentando. Onorevole Gutkelt, a proposito di tagli, è possibile che il governo decida di rinunciare alla famosa TAV? Beh, TAV è un accordo europeo, un accordo con la Francia, e quindi ovviamente qualunque decisione che riguarda questo tipo di investimento va fatto assieme. L'accordo era di farlo, bisognerebbe farlo in modo che costi meno possibile. Adesso anche Renzi, no, ha detto che vuole sentire, ascoltare un po' meglio le voci di coloro che dicono forse non è poi questa grande idea. Bisognerebbe prima di tutto assicurare che costi il meno possibile. Noi, come dicevo prima, abbiamo purtroppo una storia di investimenti costosissimi, se misurate al chilometro rispetto alla Francia, alla Spagna, alla Germania. Volevo chiedere a Mazzucato, perché abbiamo pochi minuti, vorrei andare sull'Europa un attimo, perché il vero braccio di ferro oggi sembra essere tra Mario Draghi e Angela Merkel. È così? Beh, diciamo che il problema con la Merkel è che l'analisi tedesca di cos'è che fa la Germania diversa dall'Italia, dal Portogallo o dalla Grecia è quella sbagliata. Non è che la Germania in qualche modo ha stretto la cintura e gli altri hanno speso troppo. In Italia il deficit è stato e ancora abbastanza basso, cioè era meno di quello tedesco prima della crisi. Il problema è che anche con un deficit
modesto, se abbiamo il denominatore di debito PIL non cresce da vent'anni. Ma chi vincerà tra Draghi e Merkel? Beh, il problema è che anche Draghi, che finalmente speriamo renderà la Banca Centrale Europea una vera banca centrale, in realtà, per esempio, quantitative easing da solo non è che funziona. In America tutti quei soldi, erano trilioni di dollari, sono finiti nelle banche. Se non vengono anche diretti, attraverso per esempio un vero cofinanziamento fra la banca di investimenti europeo e la banca centrale europea, questi soldi alla fine non vengono, non daranno i frutti sperati, beh, no? Nell'economia reale. Nell'economia reale. Onorevole Gutkelt, secondo lei chi la spunterà tra Draghi e Merkel? La Merkel cambierà opinione un pochino almeno sulle politiche di austerità? Ma io credo sia evidente che le politiche, da un lato fiscali dei paesi europei, dall'altra parte la politica della Banca Centrale Europea, non stanno funzionando, non stanno dando i risultati che servono. Quindi neanche i tentativi di Renzi stanno dando i risultati sperati, no? Sui suoi tentativi di convincere anche la Merkel a cambiare rotta. Allora, noi abbiamo questo problema, che per fare questa discussione in modo serio e credibile, avere il peso che il nostro paese merita, dobbiamo essere credibili al tavolo. Per essere credibili al tavolo dobbiamo aver dimostrato di fare le riforme che stiamo facendo. Io credo che l'inizio dell'anno prossimo cambieranno un po' di cose. Noi le cose che stiamo facendo, stiamo dicendo di fare, le stiamo facendo. E l'anno prossimo credo che partirà una discussione a questo punto con un peso diverso anche del nostro paese. E dove pensate di tagliare di più poi alla fine a proposito di spending review? Beh, la spesa è stata tagliata soprattutto nei ministeri ed è stata tagliata in modo selettivo. Quindi tagli lineari, no? Mentre si pensava non sono tagli lineari, sono tutti tagli con nome e cognome. Chi ha tempo e voglia può leggere la legge di stabilità. Ma lei esclude che possano scattare le clausole di salvaguardia? Sì, escludo. Esclude, quindi niente aumenti dell'IVA prossimamente su questi schermi? Assolutamente. Ma la cosa incredibile dell'Italia è che la parola spending review non vuol dire su cosa spendere, vuol dire su cosa tagliare. In Inghilterra, quando si fa il spending review, tutti i giornali te lo mostrano con una mappa su quello dove spenderà il governo. Qua invece vuol dire solo tagli. Ma noi abbiamo fatto delle scelte, abbiamo deciso di investire più sulla scuola, abbiamo deciso di dare più libertà netti ai comuni. L'investimento netto sulla scuola è più l'investimento alto. Netto sulla scuola aumenta. Quindi noi in realtà stiamo facendo delle scelte. Tagliamo da una parte e investiamo dall'altra parte, ma è diverso. Onorevole Gutkelt, siamo all'ultimissima domanda. A proposito di Europa, devo ancora tornare lì perché, come lei sa, ci sono grandi polemiche sul nuovo presidente della Commissione, Juncker, o Juncker che dir si voglia. Dovrebbe dimettersi, secondo lei? Non credo, bisogna che però mantenga le promesse erano di dare una scossa di investimenti all'Europa, noi siamo in attesa di questo. Ma quindi Renzi, che si è riappacificato al G20 in Australia con Juncker, ha ottenuto qualche cosa dal Presidente della Commissione? Perché in realtà non è molto credibile un'Europa che abbia, diciamo, nel suo massimo vertice un rappresentante come Juncker, no? Che ha aiutato le grandi aziende con patti occulti a pagare meno tasse possibili. Insomma, non è un bel biglietto da visita, no? Beh, l'Unione Europea sarà credibile se saprà mettere in atto delle politiche che riconducono questo continente alla crescita. Va bene, speriamo che sia così. Grazie professor Mazzucato, grazie onorevole Gutkelt, grazie spettatrici e spettatori. Linea Giovanni Floris al suo di martedì, ovviamente la copertina sarà come sempre di Maurizio Crozza. Noi ci vediamo domani 8:30, avremo il ministro Angelino Alfano.